Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, che come Velox oggi sono qui per portarvi il secondo video del giorno, che come diciamo da programma è un video che tratta news, aggiornamenti, consigli, insomma qualcosa di inerente al gioco stesso, insomma. E il video di oggi, insomma questo video qua, perché oggi in realtà ne sono usciti due di video, è un video incentrato principalmente, anzi unicamente, su un'arma che sto scoprendo, sto provando oggi, che in realtà oggi, il giorno in cui vedrete il video, è il secondo giorno di gioco. Invece in realtà io lo sto registrando al day one, quindi in pratica il secondo giorno di gioco ho sbloccato quest'arma e sto iniziando ad utilizzarla, quindi voglio consigliarvela perché è veramente qualcosa di devastante. L'arma in questione è quella che sto utilizzando nel gameplay, che tra l'altro è un buon gameplay, dove ho fatto una cosa come 49 kill, mi pare, una cosa del genere, su uccisione confermata, e si chiama Vesper. L'arma in questione appunto si chiama Vesper. Vi spiego un po' meglio, cioè vi spiego un po' nei dettagli che tipo di arma è. Partiamo dal presupposto che è un SMG, diciamo, in piena regola, nel senso, a differenza del CUDA, che è un SMG, sì, ma diciamo è molto buono anche per fare longshot, insomma un'arma un po' più versatile. Questo è un SMG in assoluto, nel senso fare longshot è molto difficile. Perché questo? Perché è un'arma che ha un ratio di fuoco, quindi una cadenza molto molto alta. Infatti, se voi guardate le statistiche dell'arma, è praticamente al massimo la cadenza, quindi un'arma con un ratio altissimo. Tra l'altro, non dico esteticamente, ma proprio a livello di modo di sparare, somiglia tantissimo, ma proprio tanto tanto, alla Scorpion di BO2. Secondo me praticamente sono uguali, si sono basati praticamente su quella per realizzarla, perché il modo di sparare e rinculo è praticamente uguale, cioè sembra la stessa arma. Quindi, di conseguenza, è un'arma molto buona per gli scontri avvicinati, cioè, ragazzi, cioè buona è riduttivo, diciamo perfetta per gli scontri avvicinati. Però non va bene per gli scontri a lunga distanza, perché è molto molto difficile uccidere gli avversari, ovviamente. Cioè, considerate di trovarvi magari davanti uno con l'M8, lo trovate a 100 metri di distanza, cioè è proprio, la probabilità di ucciderlo è 0,001%, cioè è impossibile. Vediamo un po' i pro e i contro. Allora, i pro, come vi ho già detto, è che da vicino ha un danno, cioè non un danno, ha un ratio altissimo, quindi in pratica i gunfight li vincete praticamente tutti. Collegato a questo pro c'è anche un contro, ovvero il fatto che con un ratio così alto i colpi finiscono subito, quindi è un po', diciamo, difficile gestirli, nel senso che bisogna gestirli con cautela, perché sennò, ragazzi, vi ritrovate subito senza colpi. Infatti capita molte volte che magari mi ammazzo uno, ne ammazzo due, e il terzo impossibile da uccidere perché non ci sono più colpi, oppure ci mette un po' troppo per ammazzare uno perché magari non lo colpisco bene, il secondo non lo ammazzo perché finisco i colpi. Quindi il contro appunto è che finisce i colpi molto molto velocemente, ma alla fine è normale, ratio alto i colpi finiscono subito, è logica come cosa. Per ovviare a questo problema però si può utilizzare una secondaria, diciamo basta mettere un RK5, che sarebbe una B23R di BO2 praticamente, l'arma a tre colpi, e siete a posto praticamente, perché quando finite i colpi switchate, questa pistolina è praticamente fortissima, quindi è come se avete praticamente due primari, quindi non c'è problema. E un altro contro è ovviamente, come vi ho già detto, il fatto che non si possono fare i long shot, nel senso è molto difficile farli, bisogna saper gestire bene il rinculo per farli. Quindi il consiglio che vi posso dare è, per quanto riguarda i gunfight, quando siete vicino sparate in no scope, cioè in hip fire, scusate, quindi senza mirare. Io lo faccio sempre perché appunto si è vicini, quindi c'è un ratio di fuoco molto alto, quindi i colpi entrano per forza. Oppure se volete anche mirate, insomma, però comunque io vi consiglio di sparare in hip fire, avete più probabilità di uccidere, insomma. E sparate a fuoco continuo, nel senso non gestite i colpi, sparate a fuoco continuo. Quando i nemici invece sono lontani, per lontani intendo, ragazzi, cioè distanze medie, perché quelle lunghe lunghe neanche le prendo in considerazione, perché non ha senso fare un gunfight a distanze lunghe con quest'arma, cioè non dovete neanche provare a farlo, cioè non scappate e basta. A distanze medie vi consiglio di sparare a raffiche, piccole. Diciamo in modo tale che l'arma non si alzi eccessivamente, ma che sia gestibile, quindi raffiche, piccole raffiche magari da 2-3 colpi, proprio insomma gestibili, ecco. Un consiglio che vi posso dare inoltre è quello di utilizzare, cioè di imparare a gestire il rinculo, cioè stavo dicendo utilizzare che cosa? Imparare a gestire il rinculo, quindi considerando che questa è sostanzialmente un'arma che tende ad alzarsi verso l'alto, quindi classica arma che si alza verso l'alto. Per gestirlo, ragazzi, basta che voi vi abituate ad abbassare leggermente la mira mentre spara, proprio leggermente. È tutta questione di manualità, una volta che ci prendete confidenza riuscirete a gestirlo alla fine, nel senso non è molto difficile gestirlo, cioè non è che state sparando con un cazzo di, non lo so, ragazzi, cioè non è impossibile, basta semplicemente abbassare leggermente la mira e siete a posto, insomma.
Veniamo a una classe che vi posso consigliare, che è quella che sto utilizzando io. Vi dico subito che nel video che state vedendo non ho accessori, perché la prima partita mi pare che stavo facendo con quell'arma, quindi sostanzialmente non avevo nulla. Però comunque, come vedrete nel gameplay, ho giocato tranquillamente perché è un'arma talmente forte, cioè che diciamo che gli accessori sono riduttivi, cioè più che altro perché sono riduttivi? Perché sparando spesso in hipfire non mi serve nulla nemmeno per mirare velocemente, e facendo gunfight molto da vicino perché alla fine quelli lunghi neanche li cercavo, il calcio è anche diciamo superfluo perché alla fine da vicino spari in hipfire appunto, quindi nemmeno ti accorgi dell'arma che si alza, quindi è utilizzabile anche senza accessori. Tra l'altro non so a che livello si sblocchi, però comunque è tra le prime che sbloccherete, nel senso non si sblocca molto avanti. Considerate che io sono al 28, sì, sono al 28, quindi praticamente, insomma ragazzi, la sbloccate più o meno subito. Dicevo, veniamo dunque a come ho accessoriato quest'arma. Gli ho messo come accessori estrazione rapida, ovviamente per mirare più velocemente, anche se come vi ho già detto non è fondamentale, cioè in quest'arma potete proprio farne a meno, l'ho voluto mettere io perché sono molto viziato sotto questo aspetto, cioè mi piace poter mirare molto velocemente. E poi un calcio per gestire il rinculo, diciamo che forse è l'accessorio più utile su quest'arma perché avendo un rinculo così grande con il calcio riuscite un po' a contenerlo, insomma. Quindi diciamo questo accessorio ci vuole per forza. Come secondaria, come vi ho già detto, ho messo l'RK5, questo perché basta switchare quando finite i colpi e siete a posto, perché avete una secondaria che è veramente distruttiva, ragazzi, ci cioè siete proprio sistemati. Letale, la solita granata, tattico le solite stordenti, poi vabbè, antischegge, prestigiatore e spericolato mi pare, come si chiama? Sì, spericolato, anche se comunque anche qui, vi ripeto, come vi ho detto nel video di ieri, potete mettere maschera tattica perché sostanzialmente non è così utile questa cosa qua, puoi sparare senza mirare, usare curiosamente, lasciare granate mentre scatti, ma non è così fondamentale. Diciamo che forse, considerando che è un'arma da utilizzare per entrare nelle zone strette, magari nelle hill, insomma, in zone dove ci sono molti scontri a fuoco, quindi molte granate, molte stun, eccetera, forse è più consigliabile utilizzare maschera tattica. Però io continuo a trovarmi molto bene con spericolato, quindi diciamo che mi va bene questo, insomma, ragazzi. Quindi raga, direi che per oggi è tutto, io spero che il video che abbiate appena visto vi sia piaciuto, che vi possa tornare utile, anche il gameplay spero che vi sia piaciuto ovviamente perché cioè, diciamo, un gameplay carino, nel senso in questi casi, in questi video qua non punto a portarvi un super gameplay, un video divertente o altro, l'obiettivo è consigliarvi qualcosa che spero possa tornarvi utile questi primi giorni, perché alla fine sarà un mese, sono bravi tutti a, diciamo, a consigliare le cose, cioè io sto provando a dirvi le cose così a caldo, nel senso le scopro, ho un'impressione, ve la dico così magari voi ci provate, provate a utilizzarla, a seguire i miei consigli, a vedere se vi ci trovate appunto, sono consigli per voi, ecco. Dicevo, spero che vi sia piaciuto ragazzi, noi ci becchiamo domani con un nuovo video, perché appunto questo è il video delle 18, sempre alle 13, non so cosa sarà perché non ho ancora registrato ovviamente, probabilmente sarà un live, niente ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci becchiamo domani, bella.